Adesso vi voglio parlare della contraddizione. Annalisa mi dice: ho deciso, fra poco lo chiamo e lo lascio, gli dico tutto quello che penso di lui e che non ci sarà mai più spazio nella mia vita né per vederlo, né per sentirlo, né per avere niente da condividere con lui. 2 ore dopo prendo il telefono, lo chiamo e gli dice: ho una voglia pazzesca di vederti, perché non usciamo a cena? Lui resiste un po', lei insiste ancora, lui le mette giù il telefono, si vede che hanno litigato. Dopo altre 5-6 telefonate insistenti, escono insieme e fanno l'amore. Ed è, secondo il suo racconto, una serata bellissima. Con la stessa tenacia con cui voleva lasciarlo, con la stessa intensità con cui aveva deciso di allontanarsi, lo ha richiamato, lo ha visto. Questa contraddizione abita tutti noi. Non c'è ovviamente soltanto nelle cose dell'amore, ma c'è in tantissime circostanze. Il mio paziente ha fatto di tutto per cambiare lavoro e quando era sul punto di andarsene via, o di cambiare vita, lavoro, città, ha fatto altrettanto di tutto per restare dove era. Dobbiamo sapere che dentro di noi l'anima è contraddittoria. Alle 5 parla in un modo e alle 6 parla in un altro. Non dobbiamo vedere la contraddizione, come fanno tantissimi, come qualcosa da azzerare. Molti pensano: quando non sarò più contraddittorio, allora sì che sarò una persona matura. No, la contraddizione rivela che in noi abitano due lati, due poli, due forze. La contraddizione ci permette di conoscere di noi almeno due lati opposti. Ma se siamo non uno ma due, allora siamo più ricchi. Allora possiamo essere il mattino in un modo e il pomeriggio in un altro. E più la contraddizione si allarga, più ci accorgiamo che in noi esistono tanti personaggi. Se volete sapere che cosa, su cosa si basa la nostra salute mentale, è sulla ricchezza di una moltitudine di personaggi. Se io sono soltanto lo psichiatra che fa questo lavoro, che scrive certe cose, che dice queste cose, sono una persona chiusa in un personaggio e prima o poi starò male. Se invece io sono contemporaneamente più personaggi, più elementi contraddittori, avrò a disposizione molta più energia nel cervello, molte più possibilità, molta più creatività. Quindi vi auguro di fare una buona estate con molte contraddizioni. Buona giornata a tutti.